sport utility vehicle, sport activity vehicle, urban activity vehicle. Tutti oggi si sentono un po' americani e vogliono un'auto alta. Noi invece siamo italiani e proviamo un'auto un po' più bassa. Cintura. Un salotto. Questa macchina è alta come te quando avevi 5 anni. Ma te cosa ne sai quanto ero alto io a 5 anni? Allora, ci tengo a precisare che la stiamo guidando in discesa per non accelerare, perché quando si accelera qui dentro non si sente niente. Tranquilli, dopo vi facciamo sentire come suona questa Alfa 4C. Comunque, ben detto, la 4C non è un'auto comoda, non va bene per sbrigare le faccende quotidiane e tantomeno per portare i figli a scuola. Ma dai, pensa a te. Questa è una delle auto più pure e sportive in commercio. Il suo motore 1750 ha 240 cavalli, che possono non sembrare un'enormità, però messi in relazione al suo peso di soli 895 kg la fanno diventare una bomba. Gli interni invece sono molto spartani, c'è la radio, c'è quello che serve, però ci sono plastiche dure e alcune parti sono presi da utilitarie Fiat. Però in contrapposizione c'è anche tanta fibra di carbonio a vista. Vero, ma non è gratis. No. Quest'auto infatti costa 65.700 euro. Però, è vero, costa tanto, ma potrebbe rivelarsi un investimento. Con i suoi 240 cavalli questa 4C fa da 0 a 100 in 4 secondi e 2 con launch control. Proviamo? Proviamo. I vicini vi odieranno, ma il rumore della 4C è una cosa spettacolare. Abbassiamo i finestrini così si sente meglio. La cosa più divertente da fare con questa macchina? Spaventare i passanti. È vero. E comunque questo sterzo, c'è davvero da lottare con lo sterzo. Non sta fermo un secondo, ma il bello è che anche il rettilineo segue tutte le imperfezioni dell'asfalto e quindi bisogna sempre tenere le mani ben salde al volante. Provalo un po' tu. Dai, teletrasporto. Funziona bene questo teletrasporto? Molto bene. Beh, allora, il motore sicuramente va forte. Ha un po' di turbo lag, non tanto quando in pressione, perché quando sei su di giri che la turbina in pressione va che è una meraviglia, è davvero una scheggia. Anche la frenata è molto potente. Puoi veramente tirare le frenate all'ultimo. E invece l'assetto sottosterzante non è un'auto che ama fare i sovrasterzi, ragazzi. No, diciamo che se acceleri prima del punto di corda tende ad allargare il muso. Invece di provocare un sovrasterzo dovresti esagerare fuori da un tornante. Però la 4C è un'auto che ama la guida pulita, come le auto da pista. Alfa Romeo 4C non è un'auto per tutti, è sportivo, difficile, non ha il servosterzo, insomma non è un'auto perfetta. Tu cosa ne dici? Ma credo che un servosterzo avrebbe sicuramente giovato, però c'è anche da dire che quando vai forte questo sterzo sarà impegnativo, ma dà anche grosse soddisfazioni. E poi un'opera d'arte, la comprerei solo per mettermela in giardino. Vero, è molto più bella di una fontana. Decisamente.